scenario in cui oggi i pochi capisaldi della politica sono sostanzialmente nella responsabilità del PDL e della Lega e nel comportamento assolutamente poco serio del FLI, per cui di quella parte che fa riferimento a Fini, pensiamo oggettivamente a quello che può essere il quadro della politica italiana e anche locale. Allora io penso a chi ha prodotto quelle mozioni di sfiducia, penso a una sinistra divisa, dilaniata dalle lotte interne, senza un programma, senza una coalizione, perché non si sa se Vendola ne faccia parte, non si sa se ci sia Di Pietro, non si sa se ci sia l'UDC, ma siccome l'UDC è incompatibile a Di Pietro, allora non si sa se Bersani preferisce l'accordo con l'UDC o preferisce l'accordo con Di Pietro, il quale però vorrebbe al suo interno anche Vendola, che però è incompatibile a Casini. Avete capito che non si parla di cose serie. Per cui oggi la sinistra in Italia, quella sinistra che irresponsabilmente vorrebbe che il governo cadesse in questi momenti, è divisa, ammazza i suoi leader, non ha un programma, non ha una coalizione, e quando la destra che governa crolla, invece di percepire la volontà di dire avete visto il fallimento del centrodestra, andiamo ad elezioni, sapendo in maniera assolutamente precisa che non hai consensi per farlo oltre che gli uomini, non vuole andare alle elezioni, ma però insieme a Fini, insieme a Casini e a qualcun altro, che cosa vorrebbe? Sovvertire il mandato che noi cittadini abbiamo dato al governo del nostro paese, alla volontà che abbiamo messo in luce in maniera assolutamente chiara, cioè quella volontà che voleva vedere PDL e Lega governare il paese.